Ragazzi, cominciamo con il nostro primo allenamento della Isometric Challenge. Lavoreremo in isometria partendo proprio con un affondo, con la gamba destra avanti, ginocchio centrata perfettamente sopra il tallone. La cosa importante è di mantenere il busto centrato tra le due gambe, concentrando il lavoro proprio sul tallone destro. Isometria vuol dire che lasciamo il movimento fisso. Adesso cambiamo la gamba, portiamo la sinistra in avanti, cambiamo la gamba, spingo giù il tallone e trattengo la posizione. Le braccia sono dritte, vanno su, c'ho energia nelle mani, energia nei piedi, sento anche magari forse un tremolio delle gambe, è tutto normale. Il ginocchio è perfettamente allineato sopra il tallone, il petto è aperto, ma le spalle sono rilassate verso il basso, trattenendo la posizione ancora per pochi secondi per aiutarci ad avere il massimo del nostro allenamento. Tiro, trattengo, tengo e poi su, cambio la mia posizione. Adesso andiamo a scendere giù in plancia con le braccia tese. E trattengo la pancia sollevando poco a poco le anche, trattengo l'addome, tengo l'addome molto fortemente, le braccia, posso anche spostarmi leggermente in avanti così, metto peso su il dorso della mano, sto lavorando anche sulle punte dei piedi, gli addominali sono tesi, qui coinvolgiamo tutto, le spalle, il petto, le braccia, l'addome, tutto che sta lavorando insieme, sto allontanando da me il pavimento. Senti il tremolio, trattieni la posizione, perché cominciamo oggi con pochi esercizi ma buoni per capire che cos'è l'isometria, e giorno dopo giorno ti aggiungo esercizi che aumentano l'impegno, sollevo i fianchi e pronti per cambiare il nostro esercizio. Adesso andiamo a fare lo squat, uno squat classico, lavoro proprio con le ginocchia che sono centrate sopra i taloni, divarico poco poco le punte, ma poco veramente, portando il sedere indietro, le anche indietro, e trattengo la posizione come se stessi provando di stare seduto su una sedia immaginabile, cioè immaginario. Le braccia tese di fronte a me, perché anche le braccia stanno lavorando. Noi dobbiamo sentire le spalle allontanate dalle orecchie, il petto che è largo, il lavoro sui taloni, spingo sulle gambe e sto lavorando con una spinta costante per trattenere la posizione in isometria. L'adoro perché snellisce le gambe, ci dà tantissima resistenza, ci aiuta con gli anestetismi della cellulite. Sono movimenti che sembrano facili, ma ti posso garantire sono molto intensi. Cambiamo l'esercizio e adesso ritorniamo in plancia, la plancia militare, braccia tese, posso portare il busto leggermente in avanti sollevando le anche e trattenendo l'addome, l'addome è molto trattenuto e spingo contro il pavimento, potete anche tenere lo sguardo verso basso, non stressate il collo, lasciate che il collo guarda in avanti o verso il pavimento stesso per controllare e proteggere il collo. Pochi secondi ancora per fare questo allenamento intenso, coinvolgente, perché coinvolge tutto il corpo si sta tenendo in isometria per aiutarvi giorno dopo giorno a diventare sempre più forte, più diciamo anche resistente, mi piace la resistenza. Ancora pochi secondi, 3, 2, 1 e stop.